Siamo qui con Voci di Strada, settimanale di approfondimento su temi riguardanti la vita della città, per parlare dei disagi che si sono verificati nei giorni scorsi e negli anni passati presso il litorale di Sant'Agostino e che hanno colpito le persone che hanno deciso di usufruire dello stesso. Ma andiamo a sentire cosa ne pensano i cittadini. Parcheggio dura anche perché se c'è un infortunio, devi venire l'ambulanza, è un po' un casino perché ci sono macchine parcheggiate male, motorini che si mettono in mezzo, quindi è un po' tosta, diciamo. Poi del resto il fatto che Sant'Agostino appartiene a Tarquinia, diciamo, e ci vanno per la maggioranza Civitavecchiesi, Tarquinia non c'è nessun interesse a curare, pure i lampioni. Ad esempio siamo andati una volta di sera, la zona che apparteneva alla provincia di Tarquinia era tutta scura, buche, cioè non è curata, pure è un po' pericolosa la sera. Beh, diciamo che è un po' in linea generale questo Sant'Agostino. Tu hai vissuto in prima persona i disagi della zona e anche quest'anno magari? Sì, un fatto è, una volta che magari un amico si era fatto male, doveva venire l'ambulanza, ci ha messo un po' perché è una strada un po' piena di sabbia, pericolosa pure con i motorini, per raggiungere è abbastanza... Però cioè, è sempre bella come spiaggia, perché abbiamo quella qua a Civitavecchia, però è questo il fatto. Ecco. Tra gli interventi prioritari, secondo te quali sarebbero quelli da effettuare nell'immediato? La strada e posti macchine, parcheggi. Credo che siano questi appunto le priorità. Nei giorni scorsi Sant'Agostino si è resa protagonista di una serie di problemi relativi a viabilità, parcheggi, danneggiamento di auto, problemi che si ripetono nel corso degli anni. Cosa ne pensa di questa situazione? Il problema è un problema che, come hai detto tu, è annoso, perché Sant'Agostino è la spiaggia prevalentemente di noi civitavecchiesi. Però è nel territorio di Tarquinia e il comune di Tarquinia non ha nessun interesse nel curare la zona, la viabilità e tutto quello che ne consegue. Aggiungi l'inciviltà di noi cittadini, che comunque la gente che parcheggia in doppia fila, che parcheggia male, questo provoca quei disagi che si sono creati, che si creano sempre nel fine settimana quando c'è l'afflusso di gente nella spiaggia, e quindi la soluzione è un po' più di civiltà da parte nostra nel parcheggiare in posti più che non danno il traccio al traffico. Il comune di Tarquinia comunque a mettere mano a questa situazione, tagliando le erbe, spianando delle dune che comunque non si capisce quale utilità abbiano, perché ci sono queste dune che non si sa a che servono e occupano solamente spazi e oltretutto creano pericolo, perché potrebbero, ci sono le sterpaglie, potrebbero prendere fuoco, come già è successo anche in passato, che sono andate a fuoco delle macchine perché hanno preso fuoco le sterpaglie e quindi hanno fatto anche un danno a chi frequenta la spiaggia. Quali ritieni che siano gli interventi prioritari da effettuare nella zona, se è possibile identificare queste priorità? La pulizia delle sterpaglie e di queste dune che vengono utilizzate come parcheggio. Oppure un'altra soluzione potrebbe essere quella che è la repressione, ossia dovrebbe venire le forze dell'ordine, i vigili, multare dove è possibile multare, e probabilmente la domenica dopo chi ha preso la multa non ci si rimette in quel posto lì. A questo punto sarebbe l'unica soluzione, a meno che fare un divieto di sosta da un lato e multare a tamburo battente chi parcheggia lì, altrimenti non c'è altra soluzione. Credi che il litorale Civitavecchiese sia impiegato adeguatamente, oppure alla base della situazione di Sant'Agostino possono esserci anche scelte inopportune a questo punto di vista? No, perché comunque c'è una buona parte di noi che va lì, e quindi se intendi di spostarsi in altre spiagge. Se magari la struttura del nostro litorale fa sì che ci si concentri in determinate zone, quindi che naturalmente vengono fuori problemi di questo genere. Quello no, perché comunque ci sono spiagge anche qui sul litorale, nella parte sud, diciamo nella parte Santa Marinella. La parte sud della città, però purtroppo la spiaggia di Civitavecchia, quella sabbiosa, è quella,
e non, anche la Marina è frequentata, ma magari è frequentata nei giorni infrasettimanali, perché fine settimana c'è, magari la gente può fare qualche, si può spostare più facilmente, dove c'è la spiaggia di sabbia, dove c'è lo stabilimento. Se dovesse segnalare all'amministrazione comunale delle zone afflitte da problemi analoghi nelle quali intervenire, magari, ecco, visto che nella situazione di Sant'Agostino il comune può fare poco, qui a Civitavecchia dove indicherebbe? Guarda, io sinceramente questa cosa non lo so, perché io abito al centro, però leggendo i giornali, leggendo la provincia, leggendo il Messaggero, leggo che comunque nelle periferie, San Liborio, San Gordiano, ci sono sempre questi problemi di erbacce, di sterpaglie che passano in mezzo, che stanno nella sede stradale, quindi penso che nelle periferie ci siano questi, l'amministrazione potrebbe fare qualche intervento di questo genere qui, sulla pulizia delle strade e delle zone limitrofe alle strade. Nei giorni scorsi Sant'Agostino si è resa protagonista di una serie di episodi spiacevoli come danneggiamento delle auto, problemi di traffico, e sono un po' i problemi che viviamo ogni anno. Cosa ne pensi di questa notizia? Purtroppo sono questi episodi spiacevoli che si ripetono ogni anno in queste spiagge italiane, nonostante sia un litorale molto affollato e molto frequentato soprattutto da persone che vengono anche da fuori, quindi è anche una cattiva pubblicità per la nostra città. Potrebbero esserci numerose soluzioni per risolvere questo problema, magari, non so, l'introduzione di qualche custode affinché le macchine vengano custodite in maniera più consona per un litorale e per un bagno come quello appunto di Sant'Agostino. E potrebbero anche delimitare dei parcheggi o delle transenne, soprattutto ogni stabilimento penso dovrebbe provvedere alla tutela dei propri bagnanti, ecco. Tu vivi il litorale, hai vissuto in prima persona questi problemi, li hai sperimentati? Beh, io sì, perché comunque è da quando sono nato che vado appunto a mare lì, e quindi diciamo che ho vissuto in prima persona anche il disagio del parcheggio con la macchina, il ritorno dal mare, il caos del traffico, le macchine si impantanano, quindi veramente imbarazzante certe volte. Dal punto di vista del comune, pensi che siano predisposte le adeguate misure affinché vengano effettuati i controlli per prevenire appunto situazioni di questo tipo, garantire ai cittadini la possibilità di usufruire del bene pubblico, oppure si possa fare di più? Ma io penso che le misure finora adottate siano poco consone, veramente, non perché, non so, spero vivamente siano prese delle misure adeguate, perché non è proprio, cioè diventa veramente difficoltoso andare al mare quando dovrebbe essere un piacere, un relax, che sappiamo tutti che dovrebbe essere così. Spero appunto il comune agisca il prima possibile o delle misure adeguate. Credi che le mancanze siano solo quelle delle istituzioni, oppure anche da parte del cittadino c'è il mancato rispetto di quelle norme fondamentali di convivenza civile, oppure legate all'usufruire appunto di un bene pubblico che dovrebbero assicurare a tutti la possibilità di goderne? Beh, sicuramente la mancanza di norme civili da parte dei cosiddetti, di coloro che usufruiscono del mare è, diciamo, è tanta, quindi c'è poco rispetto reciproco di un bene che si usa comune, quindi oltre alle istituzioni ma soprattutto anche ai privati, agli stessi gestori delle spiagge, che dovrebbero anche per tutelare i propri interessi secondo me agire al più presto a questo problema che comunque incombe ogni anno come ogni estate. Ci sono altre zone di Civitavecchia che secondo te vivono situazioni di disagio di questo tipo e che vorresti sottolineare per un intervento dell'amministrazione comunale? No, guarda, invece volevo fare una piccola lode per appunto l'amministrazione che è appena appunto si è seduta al comune, perché per quanto riguarda le spiagge, invece le spiagge, il litorale, quello più diciamo roccioso, più costiero come quello del Grotturelli e tutto, comunque la zona dell'Aurelia invece è stato ristrutturato, soprattutto anche queste zone del Pirgo, quindi questo non voglio replicare, anzi vorrei fare una piccola lode per questo, veramente. Solo purtroppo il disagio verso Tarquinia, verso quella zona lì, che purtroppo sempre rimane tale, non verrà secondo me mai cambiato. Secondo me il sindaco deve fare molto di più per diventare Civitavecchia una città come pure noi stranieri siamo venuti qua a trovare una vita meglio, e aspettiamo anche da parte sua che si impegna di più. Nel suo paese la gestione di servizi pubblici, di beni pubblici come questa, è paragonabile a quella che ha trovato a Civitavecchia, oppure trova delle sostanziali differenze? No, a parte da noi non c'è il mare, dove in Romania c'è il mare, però io abito in montagna, non conosco, diciamo, so parecchi anni che sono andato via da Romania e non so come il litorale rumeno.
La situazione del litorale Civitavecchiese la trova adeguata al di là della, della circostanza di Sant'Agostino, o pensa che ci siano degli errori, delle scelte inopportune che possono aver, essere anche alla base, ecco, di quello che vediamo poi a Sant'Agostino, riflettersi a Sant'Agostino? No, a Sant'Agostino ancora c'è da lavorare su Sant'Agostino. Per esempio, io domenica adesso sono andato a Tarquinia, sul litorale di Tarquinia, a passare la giornata. Se dovessi segnalare delle zone di Civitavecchia che sono colpite magari da incuria, comunque problematiche di questo tipo, analoghe a quelle che ritroviamo sul litorale, quale vorrebbe mettere in evidenza? La prima cosa è Sant'Agostino, il litorale di Sant'Agostino, la spiaggia, perché Civitavecchia sta sul mare e... Diciamo che è un po' l'aspetto fondamentale che ritiene potrebbe essere utilizzato per... Esattamente, sicuramente. Sì, è giusto quello che dici. Nei giorni scorsi il litorale Sant'Agostino si è reso protagonista di una serie di episodi spiacevoli a livello di viabilità, a livello di danneggiamento delle auto parcheggiate, insomma i soliti problemi che riguardano quella zona. Cosa ne pensi? Qual è la tua opinione in merito? No, secondo me, come dicevo, io è tanto che non vado a Sant'Agostino, però questa situazione si verifica da parecchi e parecchi anni, perché comunque il litorale, la strada è troppo stretta, le macchine, comunque è una spiaggia molto molto frequentata e si trovano davvero le macchine intrecciate in vari modi e quindi è difficoltoso e si creano appunto queste situazioni di disagio proprio perché le macchine magari vengono urtate, vengono strusciate, anche non facendolo apposta, perché ovviamente uno esce dal parcheggio, non se ne rende conto, strucia una macchina, perché sono messe proprio, non c'è proprio posto per parcheggiare in assolutamente, in nessun modo. E comunque è una situazione abbastanza spiacevole, perché dovrebbero creare parcheggi nuovi, e degli spazi proprio appositi per mettere le macchine, e dovrebbero allargare tutto. Quindi dovrebbero fare un buon litorale per permettere proprio alla gente di poter passare delle belle giornate al mare senza dover preoccuparsi della macchina o del parcheggio e di tutti questi problemi e questi fattori che accadono, ecco, solo questo. A livello di comune, credi che siano effettuati controlli sufficienti, controlli bastanti per assicurare il rispetto delle norme fondamentali relative all'utilizzo del bene pubblico, oppure si potrebbe fare di più? Beh, come controlli non ce ne sono poi molti, perché se accadono questi eventi, insomma, non penso che non ci sia abbastanza controllo. Quindi si potrebbe fare qualcosa di più per il controllo, ecco. Almeno per assicurare un po' più i frequentatori delle spiagge, ecco. Solo su sto piano sì. Un po' più di controllo ci vuole. Credi che le mancanze siano solo quelle dell'amministrazione comunale, oppure anche da parte dei cittadini c'è un concorso con un comportamento magari che manifesta incuria verso quello che può essere un bene pubblico, l'accesso al mare, al litorale che è così importante per tutti? No, questo è l'incuria è 50 e 50, sia da parte dell'amministrazione che da parte della cittadinanza o comunque di chi usufruisce della spiaggia, perché spesso ho trovato, le poche volte prima che frequentavo la spiaggia, ho trovato situazioni abbastanza critiche, nel senso la spiaggia molto sporca, e cioè magari ecco, ci stanno i cestini ma non vengono assolutamente rispettati dalla gente che frequenta la spiaggia, e questo non è una mancanza dell'amministrazione, bensì è una mancanza di chi frequenta la spiaggia, per questo sì. Quindi si tratta anche di un problema culturale di sensibilità che ci coinvolge tutti? Sì. E dovrebbe essere questa una cosa che dovrebbe fare l'amministrazione, ecco, sensibilizzare di più con delle campagne la cittadinanza o comunque chi usufruisce della spiaggia, ecco. Dovrebbe sensibilizzare con qualcosa, delle manifestazioni, delle pulizie varie della spiaggia, che ne so, domeniche particolari che ognuno porta le cose per pulire, cose così, però questo dipende dall'amministrazione di quanta disponibilità nel far questo. Per il resto credi che il litorale Civitavecchia sia sfruttato adeguatamente, oppure la situazione di Sant'Agostino forse anche il prodotto di una scelta inopportuna da questo punto di vista? Beh, che sia sfruttato un po' poco l'area di Sant'Agostino, perché al di là dei locali, dei ristoranti o cose così, non è che ci sia molta, molta vita, ecco. Più vita c'è qui a lungomare, perché l'estate comunque tra i locali aperti e la musica e vari spettacoli che fanno è un po' più movimentata rispetto che a Sant'Agostino.
perché Sant'Agostino, insomma, ecco, ci va la gente magari al ristorante, che c'è il corsaro, la scogliera, ma non c'è nient'altro, non c'è un posto dove fanno musica, o raramente quando organizzano delle feste tipo nel stabilimento del tsunami, ogni tanto organizzano le feste, ma sono prettamente feste private, quindi c'è pochissima vita.